entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Studio e Stadio Commenti. Vigilia di Pasqua, avremmo preferito naturalmente commentare un risultato positivo, almeno una bella prestazione. L'Atalanta sicuramente è una squadra forte, non ha bisogno di regali. L'Udinese ha regalato ancora una volta almeno mezzo tempo, per voler essere positivi anche in questo commento per quanto riguarda la prima parte. Poi nel secondo tempo altro mezzo tempo regalato nella ripresa e dunque poi la risalita dopo gli schiaffoni, la squadra che si mette a giocare. Questa è in estrema sintesi quello che è successo a Bergamo e che noi proveremo a commentare come facciamo sempre, guardando anche le immagini, vedendo le cose che non sono andate, ma provando anche a fare un'analisi sull'approccio. Ancora una volta dobbiamo tornare sul discorso dell'approccio alle partite, perché non abbiamo capito se è una strategia, se la squadra non segue l'allenatore, se la squadra non riesce in campo a mettere in pratica quello che si fa in settimana dal punto di vista pratico, tecnico, in campo, con la palla, con gli allenamenti, ma anche dal punto di vista della preparazione mentale alla partita. Eppure una gara come quella di Bergamo contro una squadra così forte non dovrebbe essere così difficile da preparare dal punto di vista dell'attenzione e della concentrazione. Buonasera Guido Gomirato. Buonasera. Buonasera Nicolangeli e Marco Franciani. Buonasera, buonasera Alice. Francesco, buonasera a tutti voi che ci seguite anche questa sera da casa. Questa sera saranno tanti gli aggiornamenti che vi daremo, perché appunto è in corso la sfida tra Bologna e Inter al 17esimo, al momento 0-0, e poi in campo anche la palla spicchi. Infatti la semifinale delle Final Eight per quanto riguarda la Coppa di A2, in campo l'Old Well West contro Givova Scafati, al momento per il primo quarto il risultato è quello di 12-8 per l'Old Well West. Ovviamente pronti anche a ricevere tutti i vostri messaggi al 349-308-1741. Eh sì, per il basket noi saremo vigili e controlleremo il risultato in tempo reale, vi daremo gli aggiornamenti. Ieri grande vittoria contro Forlì e speriamo davvero che la squadra di Bonicioli possa anche tagliare il traguardo della finale e andarsela a giocare domani contro Napoli, che ha vinto la sua semifinale nel match contro Tortona. Vado a salutare Fulvio Collovati, il nostro campione del mondo da Milano. Fulvio, buonasera. Ciao, buonasera Francesco, buonasera a tutti voi. Allora, tanti temi da trattare questa sera, ma cominciamo subito con le immagini e con il servizio realizzato da Alessandro Surza. La partita. Si poteva tranquillamente non perdere, si potrebbe riassumere così. La gara di Bergamo con l'Udinese sconfitta per 3-2 dall'Atalanta, certo, contro la Dea un KO si può mettere in preventivo, ma vedendo la partita la sensazione che resta è una sensazione amara, sì, perché i bianconeri giocano una delle gare peggiori della stagione dal punto di vista prettamente tecnico, eppure, nonostante tutto, credendoci un po' di più, si poteva pareggiare e questo fa arrabbiare. Gotti sorprende tutti, lancia Braff in attacco in coppia con Okaka, anche Gasperini stupisce in parte schierando la sua squadra con la difesa 4, ma è sempre la stessa Atalanta con i nerazzurri che passano al primo vero affondo. Al minuto 19 Muriel comincia l'azione e poi su assist di Pessina la chiude con un sinistro leggermente deviato da Bonifazi che inganna Musso, 1-0 per la Dea. L'Udinese prova a reagire ma commette davvero troppi errori banali e questo fa sì che l'Atalanta continui a premere. Ci prova Malinowski da fuori, ma Musso stavolta è attento e respinge in tuffo. Poco prima dell'intervallo ancora Muriel fa 2-0, palla dentro di Malinowski, Bonifazi completamente in tilt, sbaglia la lettura, la sfera arriva al colombiano che salta Musso e deposita in rete, ma è una finale di tempo pazzo e l'Udinese al primo affondo trova il gol che riapre la gara. Grande giocata di Molina che serve Pereira che dal limite col piattone beffa Gollini e fa 1-2. E con questo punteggio si chiude il primo tempo.
In avvio di ripresa l'Atalanta prova a rimettere due gol fra sé e l'Udinese, ma la conclusione ravvicinata di Pessina è respinta dall'estremo difensore bianconero. Al 61esimo però arriva il tris, imbucata di Malinovskyi per Zapata, che non perdona. Ma l'Udinese è viva e 10 minuti dopo accorcia nuovamente le distanze. Grande azione dei bianconeri sulla destra fra Molina e Forestieri. L'esterno sterza e serve Larsen, che trova il gol del 3-2. Primo centro stagionale per il danese. Le zebrette a questo punto, visto che di tempo ce n'è, provano a pareggiare ma ad andare vicino al gol. Nel finale ancora l'Atalanta. Bonifazi sbaglia completamente l'intervento su un lancio lungo dalle retrovie e regala ad Ilicic un cioccolatino solo da scartare, ma lo sloveno evidentemente a digiuno se lo mangia e grazia gli ospiti. Finisce quindi 3-2 per l'Atalanta, una partita che, come detto, lascia l'amaro in bocca. Dea sempre più su grazie alle reti degli ex Udinese alla seconda sconfitta di fila. Sabato prossimo arriva al Torino, occasione da non fallire. Allora, chiaramente uscire dal Gavis Stadium con il risultato positivo non è impresa facile per nessuna squadra, ma almeno ci si può provare, non stendere i tappeti rossi alla squadra avversaria, come ha fatto purtroppo l'Udinese sia nel primo che nel secondo tempo, perché a fasi alterne poi la squadra ha anche provato a reagire, a giocare. Quando lo ha fatto qualcosina pure si è visto, però troppi gli errori, troppe le amnesie, troppe le distrazioni. Ma vediamo qual è il parere di Marco Canciani, stacchetto chiave. Primo tempo secondo me giocato male dal punto di vista sia tecnico che tattico, nel quale l'Atalanta ha messo in serie difficoltà l'Udinese con un atteggiamento tattico diverso rispetto all'abituale, mettendo tre giocatori a supporto di Duvan Zapata. Abitualmente ne mette uno più una seconda punta, quindi questo ha fatto modo che la squadra di Gasperini giocasse molto di più sulla tre quarti e che il nostro centrocampo e la nostra difesa non siano stati in grado o capaci, soprattutto nella prima frazione, di prendere le contromisure adeguate. Primo tempo molto brutto, nel quale l'Udinese ha calciato una volta in porta con Okaka dopo circa mezz'ora e nel quale l'Atalanta ha fatto la voce grossa. Di conseguenza ci sono stati degli errori che poi analizzeremo dal punto di vista proprio tattico sui primi due gol subiti. Poi c'è stata la giocata di Molina che ha permesso alla squadra di recuperare e di fare il gol del 2-1. Ecco, lì mi sarei aspettato un ingresso in campo più veemente, più cattivo, più determinato, ma in realtà nei primi 15 minuti l'Atalanta ha messo un'altra volta l'ipoteca sulla partita col gol del 3-1 e i cambi hanno dato un po' di freschezza, hanno dato un po' di soluzioni e la squadra è rimasta in partita fino al gol di Larsen. Da lì in poi si è spenta la fiammella e diciamo, Francesco, che la prestazione di oggi è una prestazione contro una squadra di valore, contro una squadra di ottimo, con un'ottima classifica e di ottimi giocatori. L'Udinese secondo me non ha fatto una brutta figura, ma c'è il rimpianto per non essere stata capace di tenere testa a un avversario che oggi francamente non ho visto brillante come in altre uscite. Allora Fulvio, vengo subito da te, anche perché in settimana tu avevi scritto sul Gazzettino quello che l'Udinese avrebbe dovuto fare per evitare quello che è successo, e cioè evitare di lasciare poi troppo spazio, le solite cose che si dicono sempre, no? Evitare di andare lì a rassegnati, fare la propria partita, credere in se stessi. L'idea che ho avuto io è che l'Udinese proprio oggi sia scesa in campo quasi rassegnata all'inizio. Non credo che sia così, però l'impressione è stata quella. È un po', cerchiamo di essere obiettivi, è un po' il motivo dominante di questa squadra in alcune partite, che l'approccio decisamente sbagliato. Un Udinese che ha avuto l'impressione, sia nella partita con la Lazio che nella partita di oggi, un po' intimorita dal valore dell'avversario, per cui chiusa in fase difensiva. Però consentitemi una cosa: se tu ti chiudi in fase difensiva ci sta anche se poi riparti e crei dei pericoli. L'Udinese, a quanto pare, l'ho sentito anche nel servizio, nel primo tempo l'unico pericolo che ha creato è stato il gol di Pereira. Ma non si possono concedere se ti chiudi in difesa con attenzione, non puoi concedere due distrazioni difensive come sono stati concessi sul gol di Muriel e sul gol di Zapata. Ma non è possibile. Poi l'Udinese, capacità di reazione, sì, sempre dopo il gol,
dopo il gol, dopo aver subito il gol del 2-0, c'è stata la reazione. Dopo aver subito il gol del 3-1, c'è stata la reazione. Sembra che questa squadra abbia sempre bisogno di qualcosa per scuoterla. E così non va bene. Non va bene perché io, Guido lo sa, l'ho scritto anche nel pezzo, una partita 33 punti, è chiaro che non ti danno la certezza di una salvezza acclamata in questo momento, però consideriamo che il Cagliari ha 22 punti e terz'ultimo in classifica, ci sono 11 punti di distacco, per cui io dico vai a Bergamo, che sai perfettamente che ha due giocatori, uno è Muriel che ha fatto 18 gol, l'altro 11, ne ha fatti Zapata, hanno fatto 30 gol in due quasi sui 68, è una squadra che segna una media di più di 2 gol a partita, su 30 partite ha fatto 68 gol, ma giocatela, non dico viso aperto, devi essere, non è che puoi sempre reagire quando prendi gol. E poi chiudo, consentitemi, se ti chiudi proprio in difesa, che la tattica ci può anche stare, ti chiudi per poter ripartire, ti devi chiudere ma non puoi concedere, quelle non sono chiusure, il buon Bonifazi non può concedere due distrazioni così a Muriel che va in porta. Poi ho avuto l'impressione che i difensori, non so se avete visto Beccao qualche volta, quando veniva puntato per paura del calcio di rigore si tirava sempre indietro, ma quello non è il modo di difendersi. Se vai a Bergamo con la squadra che ha fatto più, quasi 70 gol, più di tutti, è chiaro che devi pensare che almeno un gol te lo facciano, per cui secondo me è un Udinese che deve essere più libera, più spensierata, meno calcoli. Il problema è capire se davvero fanno calcoli o se sono proprio così, perché sarebbe più grave, ma sarebbe grave anche se facessero calcoli, perché non ci sta fare calcoli, perché poi si fanno brutte figure. Guido, no, calcoli non ne fanno e non ne possono fare, sarebbero degli stolti a farne, perché hanno più 11 nei confronti del Cagliari, hanno un potenziale che dovrebbe, con il quale puoi stare tranquillo che in B non vai, per cui devi avere la mente libera. Basta dire calcoli, queste robe qua. L'Udinese oggi ha sbagliato, hanno sbagliato a livello individuale i difensori, perché erano tutti fuori posto, perché tutti dormivano. Il gol che ha fatto Muriel, il secondo, è una cosa, ha fatto Malinowski l'assist e gli ha detto guarda te la do di piatto interno, di piatto interno sinistro, e un difensore non può non prendere quel pallone. Non parliamo del terzo gol, anche lì è stata una libertà assoluta concessa al signor Zapata, ma se è vero che condanno i difensori, cosa dovrei dire dei centrocampisti che oggi non sono pervenuti? Io ho visto il peggior De Paul della stagione, e a un certo punto se fossi stato il tecnico lo avrei tolto, anche se si chiama De Paul, perché le uniche cose importanti, tra virgolette, che faceva è che si buttava per terra, cercava di simulare a volte qualche fallo, non era in giornata, può capitare anche lui. Anche Pereira non è pervenuto, nel secondo tempo si è un po' svegliato e ha segnato anche un bel gol, però è troppo poco per sperare di tenere testa all'Atalanta. E ha ragione Marco quando dice a un'Atalanta che non è in questo momento una formazione trascendentale, abbiamo visto che nel finale perso per perso vado in attacco, cambio, sì, con un po' di fortuna a lungo, consento a Molina di avanzare, l'Atalanta è andata in difficoltà, addirittura qualche volta in affanno, e l'Udinese è riuscita anche a segnare. Per cui, e chiudo, quando hai 11 punti nei confronti della terz'ultima, che sappiamo che è in grave difficoltà e probabilmente andrà giù, ma perché non devi giocare una gara libera, devi cercare di giocare una gara propositiva? Ma cosa metti dentro Braff e dopo lo lasci solo là a fare una brutta figura, perché Braff è rimasto solo. Beh, capitolo Braff che dopo tratteremo a parte. È arrivato anche Paolo Bargigia con noi. Buonasera Paolo, ma intanto chiedo a Nicola una considerazione sul discorso dei nazionali. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, buonasera. Benvenuto. Allora Nicola, sui nazionali, ce ne abbiamo avuto nazionali che non sono partiti perché l'Argentina sì, ha annullato le partite, quindi sono rimasti qui tutti a dire conveniva partissero qui, a questo punto rimangono, no? Qui lavorano bene con la squadra e quindi sicuramente un vantaggio. L'Atalanta ne aveva qualcuno 12. Impegnato in nazionale 12, no, anche perché ricorda, fra quelli che hanno giocato l'unico che era in nazionale era Strigger, che è stato uno dei più positivi, no? A parte Molina, ma gli altri sì, il dato che emerge credo sia un unicum nel corso della stagione, che tutti i difensori
o tutti i componenti del pacchetto difensivo, diciamo così, e tutti i centrocampisti centrali, non gli esterni. Pereira lo salviamo per il gol, va bene, però sono tutti sotto la sufficienza. Credo sia la prima volta quest'anno che raggiungiamo questo livello. No? Quindi è difficile, no? Nel senso che Pacifico, vai a Bergamo contro l'Atalanta e tutti rendono così poco, è già un miracolo che tu abbia fatto due gol, infatti sono frutto un po' di azioni estemporanee, insomma, nonostante i meriti che può aver avuto Molina e chi ha fatto gol come Pereira e Strigger, però concedendo così tanto, soprattutto con quegli errori, quelle leggerezze lì e dietro, no? Perché va bene discutere l'approccio, va bene, però nel momento in cui prendi un gol come il secondo, soprattutto con quell'errore di Bonifazi che battezza la palla in quel modo, cioè era una palla telefonata facile, semplice da leggere, no? Quindi è proprio un rendimento al di sotto, nettamente al di sotto della sufficienza da parte di tutta la difesa. È difficile anche fare discussioni, guarda lì che gol è questo, no? Cioè proprio da calcetto. Da categoria. Sì, esatto, sai, da quando calcetto. Non c'è il fuorigioco, uno si mette lì e guarda. Sì, questo è un gol da calcetto. Vabbè. Alice, aggiornaci solo sul punteggio al termine del primo quarto a Cervia tra Scafati e Udine. Al termine del primo quarto in vantaggio Udine 16-13 su Scafati. Al termine del primo quarto, le partite di questo tipo sono sempre molto tirate, finiscono sempre con punteggi al limite, tanto è vero che la partita precedente è finita ai supplementari, quella che ha visto vincere Napoli contro Tortona. Andiamo da Paolo Bargigia per tornare a parlare invece di Udinese. Paolo, il discorso dei nazionali lo hai toccato, se non sbaglio, anche tu oggi pomeriggio, lo avete toccato in studio e stadio con Massimo e con gli altri ospiti, cioè 12 da una parte, da noi soltanto uno, perché uno l'avevano pure mandato via, perché lo possiamo dire, no, aveva avuto problemi, Nestorowski è tornato prima, per il resto questo non ha pesato minimamente all'Atalanta, ha pesato più all'Udinese. L'avevamo toccato in una chiave di lettura sulla condizione fisica, sulla prestazione della squadra, cioè l'Udinese comunque ha una rosa profonda, scusa, l'Atalanta ha una rosa profonda, però aveva 12 giocatori nazionali, l'Udinese ha altrettanto una rosa profonda e quindi comunque fisicamente avrebbe dovuto quantomeno giocarsela meglio. Io ho sentito tutte le analisi e sono tutte condivisibili, però sono abbastanza legate nello specifico alla partita di oggi. Se vogliamo stare, io volevo fare un discorso un po' più in generale, perché secondo me nell'analisi io cerco sempre di non essere così ancorato al risultato, ma alla prestazione che vedo e se cresce la squadra. L'Udinese però in questa stagione, a questo punto della stagione, non è cresciuta, non c'è stato un percorso di crescita in questa squadra, al di là dei risultati. Se vogliamo stare velocemente sulla partita di oggi, io do solo dei numeri. Praticamente l'Atalanta ha fatto 23 tiri in porta e 8 nello specchio. L'Udinese ne ha fatti 9 e 3 nello specchio. Su 3 tiri aver fatto 2 gol, diciamo che comunque è stata manna dal cielo, anche se poi hai perso. Il problema è che su 24 falli totali nella partita, 15 li ha fatti l'Atalanta. E io mi aspetterei il contrario. Quindi secondo me l'Udinese oggi è mancata anche in cose che fisiologicamente non dovrebbero mancare. Intensità, agonismo e determinazione. Poi è chiaro che oggi giocava contro una squadra forte, però l'atteggiamento tattico dell'Udinese, quello di rinunciare a giocare, tu lo vedi con l'Atalanta, lo vedi, l'hai visto con la Lazio, lo vedi col Sassuolo, l'hai visto col Milan. A volte ti va bene, non giochi, limiti i danni, aspetti che passi la buriana e poi a volte riesci anche a segnare. Però secondo me questo atteggiamento è un atteggiamento sbagliato e devo dire che a mio avviso è un peccato, perché con una rosa così ricca vedere una squadra che a questo punto della stagione non è cresciuta, perché poi se tu vai a vedere anche individualmente, quando una squadra cresce, cresce anche l'individualità dei giocatori, no? Io mi immagino i giocatori dell'Atalanta col lavoro di Gasperini, quanto siano cresciuti e quanto siano diventati forti. Tu dimmi, quest'anno nell'Udinese, tranne vabbè, i mostri sacri come De Paul, a parte oggi, e Musso, che si mantengono sui loro livelli, però mediamente non hai dei giocatori particolarmente cresciuti. In verità è cresciuto Molina, che mi è piaciuto molto anche oggi, mi era piaciuto molto anche contro il Milan, però in generale gli altri no. E ti devo dire questo, secondo me nelle dichiarazioni che ha fatto Pierpaolo Marino a fine partita c'era un accenno di critica
all'allenatore, perché poi Marino all'inizio ha detto la squadra non è stata compatta e nemmeno solida dal punto di vista tattico, però ha aggiunto i giocatori comunque si sono impegnati, niente da dire ai giocatori, quindi delle due l'una, se non è un problema di giocatori e tatticamente non è stata compatta, di chi è il problema? E poi ha anche detto in settimana faremo autocritica. Io credo che sia giusto fare autocritica perché comunque ancora una volta c'è stato un atteggiamo di gioco assolutamente passivo. Tra un attimo sentiremo di nuovo Gotti, sì, che abbiamo selezionato due passaggi di Gotti. Paolo, ecco, ho ascoltato per filo e per segno quello che hai detto, però tu hai fatto una critica a noi qui dentro e non so, forse anche a Colovati. Noi non giudichiamo mai il tabellino, ma la prestazione. No, noi, io ho detto ci soffermiamo sulla prestazione. Detto che non giudico io le prestazioni, neanche noi. Il risultato noi giudichiamo la prestazione. Allora chiudiamo, Francesco, perché se mi viene fatto dire quello che non dico, cosa sto qua a dai, fare? Dai Paolo, rispondi, devo dire, ma non è che sta succedendo. Scusa, non è una polemica, non voglio innescare. Paolo, non voglio innescare una polemica, voglio soltanto dire che qui dentro i primi a non commentare il risultato, ma la prestazione, siamo noi. Questo sto dicendo, non è una polemica. Capito. E bravo, e quindi fai anche tu quello che faccio io, complimenti, siamo in due. Però, ma lo fanno dire... tutti qui? Ma io non lo so cosa fate voi, ma io sto parlando per me. Scusa Guido, ma io devo rispondere di quello che fai tu. Hai la coscienza sporca, non ho capito perché mi interrompi su cose che dico io e non ti ho coinvolto. Sì, ma soffermiamoci sulla partita, però non sui... Ma la prendi come una polemica nei tuoi confronti, lungi da me. Volevo soltanto dire che qui dentro tutti giudicano la prestazione. Andiamo sulla partita. Non so perché te la prendi. Capito. Me la prendo perché mi interrompi, non è educazione. No, ti ho lasciato parlare? Ma come? Scusa, se ti ho lasciato parlare. Non avevo finito. Vabbè, adesso vi interrompo io tutti e due. Liscio, dammi un aggiornamento da Cervia perché vedo che sta andando bene. Sta andando bene, c'è un bel distacco per l'APU 26 a 15, quindi in vantaggio i bianconeri. Tra l'altro c'è un aggiornamento anche per quanto riguarda la sfida tra Bologna e Inter in vantaggio con il gol di Lukaku. Bene, quindi anche l'Inter ha segnato. Fatemi la cortesia, non vi accavallate, non costringetemi a interrompervi, perché non voglio farlo, ok? Cosa non vuoi fare? Interrompervi. Ma quindi, no, ma... Facciamo, ognuno finisce il suo discorso e finiamola qui altrimenti... Nessuno vuole interrompere uno. Va bene. Pensavo avesse finito. Scusa se ti ho interrotto, ma non era mia intenzione interromperti, C'è stato... Soprattutto non era mia intenzione fare una polemica. Comunque andiamo, appunto, anche perché non c'erano i termini per fare la polemica. Appunto. Io stavo dicendo questa cosa, Francesco, volevo andare oltre. Cioè questo atteggiamento così conservativo di non voler mai giocare le partite, poi alla lunga ti fa trovare una squadra implosa, perché praticamente nelle ultime partite non hai fatto punti e hai disatteso quelli che erano un po', quelle che erano anche le ambizioni e le richieste della società, no? Di provare... una volta in quella posizione di classifica più tranquilla di provare a giocare a calcio. Non l'hai fatto. E secondo me, anche nel post partita, nelle dichiarazioni dell'allenatore, io trovo che ci sia sempre una posizione conservativa, cioè il voler difendere a tutti i costi il proprio lavoro senza fare mai autocritica. Ma se tu non fai autocritica, non cresci. Perché per esempio oggi... Però lo fanno tutti gli allenatori, Paolo. Io non ho mai sentito un allenatore arrivare in conferenza stampa... Non interrompere. Francesco, hai detto una cazzata. No, non ho detto una cazzata. Allenatore. Intanto non permetterti di dirmi hai detto una cazzata, perché qui ognuno ha la sua idea e qui... una cazzata a me non lo dice, ma adesso non continuiamo ad andare avanti con queste barzellette. Cerchiamo di rimanere sulla trasmissione, non è una cazzata, perché non ho sentito mai un allenatore in conferenza stampa dire la mia squadra ha giocato male perché io ho preparato male la partita. Vuoi che ti dica? E vieni da 40 anni di calcio anche tu, no? Scusami, forse hai problemi di memoria. Perché è probabile che abbia problemi di memoria, sì. Una squadra a te vicino che è il Napoli ha un allenatore che una partita sì e una partita no. Io l'ho sentito mille volte quando va male. Hai trovato la mosca bianca. Sono io il primo responsabile. E allora non è vero che non c'è nessuno, no? Ho capito. Ma perché devi confutare che sta dicendo una cosa? Oggi Gotti praticamente non ha mai fatto autocritica
e ha sottolineato, ha fatto soltanto elogi ad un Atalanta, ad un atteggiamento dimesso risponde anche un atteggiamento in campo dimesso, voglio dire, perché io non ho mai visto nessuna soluzione. Se poi vogliamo entrare nel dettaglio, secondo me ha sbagliato anche le scelte dei giocatori, perché a un certo punto Forestieri in una partita però del affrontiamo genere... i temi uno alla volta, hanno visto che ti piace la grammatica televisiva, adesso ti fermi un attimo, ti stai un attimo tranquillo, la trasmissione la conduciamo con calma, andiamo avanti, affrontiamo i temi uno alla volta. Partiamo da un tema tattico, Marco, quanto ha contato il fatto che Gasperini invece di 3 ha giocato a 4? 3,5, dai. 3,5. Facciamo 3,5, perché comunque c'era Toloi che giocava lì. Può avere un po' disorientato? Ma indubbiamente è una scelta che l'Atalanta nelle ultime gare aveva fatto, però era stato fatto, non è che fosse impronosticabile. No? Poi sai, con le rotazioni delle nazionali, col fatto che Maele abbia giocato con la Danimarca, questo era un qualcosa che poteva aspettarsi il mister. Però dal punto di vista tattico, sono d'accordo con quanto ha detto Guido, soprattutto sulla linea mediana, che non ha fornito una prestazione di livello, cioè nel senso non è mai riuscita a fronteggiare quelle che poi erano le qualità dell'Atalanta. E poi riallacciandoci anche al discorso degli attaccanti, se la squadra gioca così molto bassa e le mezzali, i centrocampisti non hanno la qualità nel far ripartire l'azione come è capitato tante volte nel primo tempo, sono rimasti isolati. E anche loro hanno fatto una fatica disumana a cercare proprio di tenere unita la squadra. Sì, però è vero che non correvano, perché nelle azioni che dopo andremo ad analizzare, io ho visto molti giocatori fermi nostri. Era la testa che non funzionava. La testa che non funziona, le gambe non vanno dietro la testa. Quello è purtroppo un problema mentale. Era spenta, il primo tempo una squadra spenta. Paurosa anche, perché vedevi quando c'era la palla tra i piedi, i giocatori commettevano tanti errori, c'era un po' di confusione anche nei movimenti, in fase di costruzione, anche nella banale distribuzione, quando c'era il rinvio dal fondo, c'era molta molta confusione. Allora, però posso chiedere una roba a Paolo, no? Sì. Perché no, è interessante la cosa che propone lui, dice l'Udinese, muti un po' atteggiamento, inizi a essere un po' più propositiva, a giocare di più, a lasciare un po' questa azione conservativa, chiamiamola così, oppure il fil rouge che l'ha accompagnato tutto l'anno. Però è facile, o come dire, è realizzabile a 8-9 giornate dal termine, 10 quante sono, mutare questo atteggiamento, no? Cioè non mi vengono in mente tanti cambi di faccia, no? Negli ultimi anni, di squadre che hanno avuto forse è più probabile che una squadra provi a essere propositiva e nel momento in cui deve fare punti assume un atteggiamento un po' più italiano, diciamo così, conservativo, però di squadre che hanno cambiato in questo senso, come chiederesti all'Udinese? Te ne ricordi o pensi che sia praticabile? Ecco, ti chiedo questo, Paolo. No, la tua osservazione è pertinente, anche perché se non è nelle corde una filosofia diversa di un allenatore, è ancora più difficile che te la cambi a 9 giornate dal termine. Su questo sono d'accordo. Però, secondo me, questa è un aggravante, non è una soluzione. Cioè, insomma, mettiamoci d'accordo. L'obiettivo qual è? È per l'Udinese, no? Come ha detto anche la proprietà, cercare di arrivare un po' più in alto, perché poi tra l'altro arrivando un po' più in alto hai anche degli incassi superiori per le posizioni, no? Oltretutto, che male non fanno in questo periodo, e poi devi divertire la gente e soprattutto devi fare un calcio che se fosse propositivo, fatto di possesso palla e di costruzione di gioco, ti farebbe crescere anche il valore della rosa a disposizione. Cioè, per esempio, prima ho sentito un intervento in studio e si diceva oggi l'Udinese ha fatto fatica nella fase di uscita, di possesso, nei passaggi, è stata imprecisa. Ma è anche comprensibile perché è una squadra che secondo me basa le sue attitudini su un gioco conservativo, pensa prima a difendersi, non pensa prima a giocare e quindi non è cresciuta da questo punto di vista. Poi ci può stare che De Poli incappi in una giornata negativa, per modo di dire, ecco, però secondo me era da fare un discorso più generale, perché poi alla fine la tanto ammirata Atalanta nel campionato italiano, che fa la differenza perché fisicamente lavora più degli altri ed è l'unica squadra che prova a giocare l'uno contro uno, no? Da noi tu non vedi squadre, non vedi giocatori che provano la superiorità numerica, l'Atalanta ci prova sempre. Ecco, in Europa fanno così e secondo me questo dovrebbe essere anche una cosa che dovrebbe appartenere all'Udinese.
Poi nello specifico, secondo me, se posso dire, oggi Okaka è stato abbastanza impresentabile, cioè mi è sembrato un giocatore, io non lo vedo sempre, però mi è sembrato un giocatore anche fisicamente appesantito, no? Zegerar in pratica è stato mandato in campo ed è stata una scelta sbagliata col senno di poi. È stato sostituito Nuiting, credo non avesse nulla, no? Fisicamente, oppure no, non credo ci fossero problemi. E invece doveva essere sostituito Bonifazi, per esempio. Ecco, cioè, nella disamina generale, secondo me, ci sono stati tanti errori nello specifico e di interpretazione. Cambiare gioco adesso sicuramente è difficile. Magari provarci e non stare così basso, forse si potrebbe anche tentare, ecco. Allora, non è proviamo ad approfondire questo tema, ma prima passiamo da Alice, ancora per l'aggiornamento da Cervia. Eh sì, buone notizie da Cervia, perché l'APU è a 33 punti contro i 19 di Scafati, quindi nettamente in vantaggio in questo secondo quarto. Non ci sono invece cambiamenti per quanto riguarda la sfida tra Bologna e Inter, il risultato è sempre di 0-1. Allora, sentiamo un attimo Gotti e dichiarazioni sul discorso motivazionale, sentiamo cosa ha detto in conferenza stampa, il passaggio che abbiamo selezionato. Credo che la partita di oggi e l'avversario di oggi non c'entrino molto con i punti che abbiamo in classifica. Abbiamo cercato di fare quello che potevamo fare. Normalmente riusciamo a fare delle cose meglio di oggi, ma va dato merito alla grande forza degli avversari. La nostra classifica non deve essere considerata quella di oggi non può essere considerata un punto d'arrivo, non voglio che venga considerata un punto d'arrivo, però ripeto, quello che ho visto oggi in campo dal mio punto di vista non ha a che fare con la classifica. Allora, quello che ho visto in campo non ha a che fare con la classifica, Fulvio. Allora, su queste parole di Gotti proviamo un po' a interpretare che cosa voleva dire. Ma francamente non so come interpretarle, non... Qualcuno ha detto che sono parole un po' arrendevoli e fondamentalmente sono anche d'accordo, perché se tu vai in sala stampa al termine della partita, fai una esamina della gara, non è che puoi parlare solo dell'avversario, devi parlare anche della prestazione della tua squadra, ma poi soprattutto mi è sembrato come dicesse, vabbè, queste non sono le squadre che non dobbiamo fare il campionato con queste squadre, ma non capisco per quale motivo, ecco, tu dici una cosa del genere. Perché? Perché il Genoa, per esempio, che una squadra avrà messo la barriera, avrà messo il pullman, quello che vuoi, ma Bergamo ha fatto 0-0, per cui è una dichiarazione che francamente non avrei fatto. Però mi rendo anche conto che per esempio oggi abbiamo parlato di prestazione, io mi limito da ex difensore a elencare quelli che sono stati gli errori difensivi. Se tu pensavi di fare una prestazione di attenzione difensiva, mi limito a dire che il centrocampo, come avete detto in studio giustamente, non è stato, come posso dire, non è stata l'Udinese, dato che secondo me si esprime meglio in trasferta perché ha la possibilità poi di ripartire. Oggi il centrocampo non è stato così propositivo, forse perché ha pagato appunto la giornata negativa di De Paul, non è stato supportato nemmeno da Wallace. Gli unici positivi, poi lo vedremo nelle parcelle, sono stati un po' gli esterni, soprattutto Molina, che ha avuto l'occasione di creare i due gol fatti dall'Udinese. Però torno a dire, tu mi volevi che io dessi un giudizio su... darsi un giudizio su, come si chiama, su Gotti, te l'ho dato. Mi sono sembrate dichiarazioni un po' arrendevoli e che non avrei fatto sinceramente. Poi... però sarebbe stato più utile, più opportuno sentire la domanda che è stata fatta in conferenza stampa a Gotti, e allora si capisce perché ha risposto così. La domanda è stata: ma i 33 punti che avete in classifica in qualche modo vi frenano? E lui ha risposto, no, non devono fermarsi. No, dopo l'ha detto però. Sì, ma la domanda era questa, per questo motivo ha risposto come ha risposto, perché la domanda gli ha detto, un giornalista gli ha detto,
33 punti, no, probabilmente vi sentite tranquilli. Ma non era questo il passaggio che si voleva commentare. Il passaggio da commentare era che lui dice la sconfitta non c'entra nulla con la classifica, c'entra con l'Atalanta. No, che ma è la prima forte. Risposta, ha dato due risposte. C'entra con l'Atalanta che è troppo forte, questo è quello che si voleva fare meglio. Sì, ha detto di no che non c'entra, allora, che la squadra è tranquilla. Però ha detto che l'Atalanta è troppo forte, quindi siamo andati lì. Se il pensiero... Francesco, se il pensiero è quello, allora fai un campionato a parte, fai un campionato con quelle della classifica di destra, non con quelle di sinistra, cioè parliamoci chiaro, è chiaro che ti capita di incontrare delle squadre forti e l'Atalanta è una di queste, non per questo devi essere arrendevole, ecco tutto qua. Io penso che l'Udinese non lo sia stata, però l'approccio è come è stato quello con la Lazio, l'ho detto in precedenza, mi è sembrato un po' un approccio sbagliato, ecco. E dopo sentiremo anche Pierpaolo Marino, le dichiarazioni di Pierpaolo Marino. Adesso ci fermiamo Francesco. Un attimo. Dimmi, non ho capito Paolo. Ma no, dicevo, ha pienamente ragione Fulvio, perché il rischio è davvero che queste squadre di mezza classifica facciano un campionato a parte fra di loro, cioè davvero, nel senso che nel progetto di Superlega ci sarebbe proprio l'idea di fare dei campionati come quello italiano a 16 e lasciando proprio in questa sacca di scarto le squadre che praticamente non producono qualità, non producono, a parte che poi ci sono altri termini, fatturati eccetera. Cioè io voglio dire, il messaggio che deve passare per chi fa informazione, fa critica o fa opinione come noi è anche pretendere qualcosa in più, cioè un gioco migliore, più autorevole, di maggior crescita eccetera, ecco, perché così è solo speculazione, un vivacchiare ogni anno nonostante la società ti abbia fatto comunque degli investimenti e ti abbia messo a disposizione una rosa assolutamente competitiva. Alice, mancano pochi secondi al termine del secondo quarto, la Old Wild West sta giocando benissimo evidentemente a giudicare dal punteggio. È sempre stata in netto vantaggio, il risultato al momento è di 47 a 25 per l'APU Old Wild West. Sì, un parziale di 31 a 12 quando mancano 31 secondi al termine del secondo quarto e dunque del primo tempo, quindi ha liquidato il primo tempo in pochissimo tempo, scusate il gioco di parole, ed anche con un punteggio importante, no? 47 a 25, adesso di secondi ne mancano 23, quindi molto bene la Old Wild West. Noi ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi torniamo. Paolo, rimani ancora un po' con noi, parleremo di Braf, perché è uno degli argomenti di cui parlare, visto che ne abbiamo parlato nelle precedenti settimane, che doveva farlo giocare, facciamolo giocare, ha giocato, adesso valuteremo se ha fatto bene a farlo giocare e faremo un po' un'analisi di questa sorpresa di oggi, perché nessuno si aspettava Braf dal primo minuto. Pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta. Allora Alice, andiamo intanto a chiudere con il risultato del primo tempo di Cervia, dunque vediamo com'è finita la prima frazione, i due quarti tra Old Wild West e Scafati. Sì, primi due quarti che si sono chiusi sul risultato di 47 per l'APU Old Wild West a 25 per il Basket Scafati. Messaggio dei telespettatori invece per quanto riguarda la partita di oggi, molti riprendono il tema che abbiamo trattato e dibattuto fino a questo momento, poi passeremo oltre e andremo a parlare di Braf, di questa scelta a sorpresa di Gotti di schierarlo titolare quest'oggi. Ovviamente tanti messaggi anche questa sera ci scrivono: quello che dà fastidio in questa partita non è solo perdere, che ci può stare, ma vedere una squadra statica, rinunciataria, senza aggressività e voglia di vincere. E poi ancora appunto scrivono: come si fa a giudicare i nostri attaccanti se arriviamo raramente senza un certo modulo organizzato nell'area avversaria e con una certa aggressività e convinzione. Ancora Emanuele invece scrive: come si può pretendere di arrivare decimi se ad 11 punti dalla terz'ultima affrontiamo le partite giocando tutti in difesa, per fortuna dice che giochiamo in difesa, pensando a non prendere gol che dopo prendiamo lo stesso, senza coraggio, senza pressare, senza cercare di vincere. E poi sottolinea il nostro telespettatore la preoccupazione di affrontare il Torino visto la partita che ha disputato questa sera. Ancora parlano dei limiti caratteriali dei giocatori che non cambiano, questo è un altro tifoso, dice: anche se hai 11 Pelé,
non importa, perché se non hanno carattere a nulla vale. Ancora dicono un messaggio per quanto riguarda De Paul: mi auguro che nelle pagelle siate obiettivi come sempre, dando un 4,5 a De Paul. Ha fatto più passaggi ai giocatori dell'Atalanta che ai propri compagni di squadra? Nullo, abbiamo giocato 10 contro 12. Quindi ci sono un po' di messaggi critici che vanno un po' anche a coinvolgere le singole individualità. Idelma invece scrive: quanti errori quest'oggi in difesa, una difesa inguardabile. Sono sempre allo stesso livello e non crescono mai, ma cosa pensano quando giocano? Parliamo adesso di Braff. Cura Francesco, dimmi, Paolo. Posso dire una cosa? Sì. No, secondo me ho sentito molte critiche su De Paul, ma che mi sembrano anche ingenerose, perché voglio dire, uno può fare una partita non da sette in su come fa sempre, però c'è da dire una cosa: fino ai primi 20 minuti prima di prendere il gol, De Paul era l'unico che cercava di abbassarsi e di tutelare un po' i tre della difesa, andando a farsi dare il pallone, perché tutti scappavano, nessuno andava a chiedere il passaggio in uscita. Ha preso un po' di falli, è ripartito. E poi, non so se ne avevate parlato o l'avevate notato, a un certo punto Gasperini, quando ha fatto le sostituzioni, ha messo Jim City a giocare a uomo su De Paul. Cioè, quindi comunque ci sono anche delle ragioni, secondo me. Cioè, Gasperini, che fa un certo tipo di gioco, a un certo punto ha messo un giocatore a uomo su quello più pericoloso dell'Udinese. Ovviamente a me e a noi che stavamo vedendo la partita è parso così, ma credo l'avessero detto anche in telecronaca. Chiaramente non eravamo dal vivo sul campo. Però ci sono delle attenuanti, ecco, sulle critiche a De Paul, a mio avviso. Sì. Rispetto alla partita di oggi, vabbè, si merita le critiche, poi è chiaro che... Beh, attenuanti sino a un certo punto, Paolo, perché l'ho visto sbagliare palloni non suoi, li sbagliava in maniera così, come se fosse, non è vero, ma come se fosse demotivato, come se fosse, se avesse la testa altrove. Ripeto, non è vero, hai ragione te, e infatti io sono il primo a difendere De Paul. Capita una giornata balorda, ma quando ti capita una giornata balorda, come oggi, che ha toccato il fondo a livello stagionale, ovvero la sua peggior prestazione dell'anno, io non li cerco sicuramente degli alibi, perché quando si gioca male non cerco mai degli alibi. È sbagliato concederli, perché significa che dopo uno deve rendersi conto che ha sbagliato, la squadra deve rendersi conto che oggi ha sbagliato di grosso, perché non era equilibrata, perché era stonata in campo, perché era lenta, perché i difensori non erano neanche equilibrati quando dovevano marcare, uno andava a destra, uno a sinistra, e i due poveri diavoli là davanti, Braff e Okaka, poveri, sai, hanno colpe relative, perché hanno avuto pochissimi palloni giocabili. Perché? Perché la squadra si era allungata, perché non era una squadra oggi in campo, ma era così un'armata Brancaleone, che mi riferisco soprattutto al primo tempo, perché ancora una volta è stato concesso un tempo all'avversario e l'Atalanta ti ha punito. Oggi c'è poco da salvare, soprattutto quando in campo l'atteggiamento non è quello giusto. Questo è grave. Oggi la squadra non ha corso, ma non ha corso perché non era preparata mentalmente. Questo, secondo me, va rimarcato. L'allenatore ha avuto 2 settimane di tempo con il gruppo, finalmente al completo, perché anche Nestorowski è arrivato per tempo, mancava solo Strigger. E guarda caso, uno dei migliori in campo è stato Strigger oggi. Sì, voglio dire, sì, che in 2 settimane, quando hai la fortuna, perché è una fortuna ai tempi della nazionale, di lavorare con il gruppo al completo, e viva Dio, io devo prepararla bene la partita, dal punto di vista mentale. Allora, sentiamo che cosa ha detto Gotti sull'utilizzo di Braff dal primo minuto, come ha argomentato questa sua scelta. È un ragazzo che di sicuro ha delle qualità, e fra gli attaccanti a disposizione e nelle condizioni fisiche in cui sono gli attaccanti a disposizione, probabilmente, anzi sicuramente, è quello che ha maggiori caratteristiche di profondità, che può attaccare lo spazio, che poteva mettere in difficoltà su questa cosa i difensori dell'Atalanta se fossimo riusciti a crearci i presupposti per metterlo in quella condizione. Ci siamo riusciti molto poco, effettivamente. Il ragazzo si è impegnato, è stato molto continuo nell'impegno all'interno della partita, un po' meno nella realizzazione tecnica, ma c'è da considerare anche gli avversari che aveva di fronte.
Dal mio punto di vista, io ho voluto farlo giocare con grande libertà mentale, senza che fosse condizionato troppo, che giocasse sapendo, cercando di fare quello che sa fare, insomma. Probabilmente una partita come questa, dove anche l'Atalanta spesso va sui riferimenti uomo a uomo, era teoricamente una partita che andava nella direzione delle caratteristiche di questo ragazzo. Allora, ha spiegato così Gotti il perché ha fatto giocare Braffi. Adesso vorrei chiedere a voi, comincio da Marco, che è anche un po' il nostro allenatore. Ma ha detto bene. Sì, ha detto bene. Ma che partite sarebbe dovuta sviluppare per far verificare quelle condizioni di cui Gotti ha parlato? E se secondo te questa era la partita giusta? Allora, Francesco, non dico per lanciarlo, ma per evidenziare le sue qualità, considerando che comunque è un ragazzino e che è buttato lì dal primo minuto, forse ci si poteva aspettare che non andasse benissimo, ma non per colpa sua. Allora, secondo il mio punto di vista, la partita che dovevi fare era un po' la partita con la Lazio a Roma, quindi una partita così, senza punti di riferimento, ma con un altro tipo di atteggiamento, con un altro tipo di cattiveria e con un altro tipo di impostazione tattica, che credo fosse alla base di questa scelta, ovvero il cercare di stare compatti e poi di ripartire con gli inserimenti di De Paul al piede, di Pereira e di Braff, che doveva muoversi tra le linee e attaccare gli spazi. Quindi la partita doveva essere un po' impostata su quel canovaccio lì. Sulla scelta di farlo giocare oggi, chiaramente il mister ha spiegato che, avendo valutato la rosa in queste due settimane, era il giocatore che dal punto di vista fisico stava meglio e di conseguenza la scelta è anche ricaduta su questo ragazzo. Poi chiaramente è un ragazzo di qualità, in Serie A tutte le partite sono difficili, non lo dobbiamo mettere per facile giocare col Crotone, col Parma, col Benevento, perché ogni squadra ha le sue caratteristiche, quindi chiaramente avrà pagato un po' questo tipo di gara anche lui, ma c'è anche da avere un attimo di pazienza, di equilibrio, però, di pazienza, perché bocciare un ragazzo oggi quando ma nessuna bocciatura, tutto male, non si tratta di bocciare, non però sono adesso bocciato, no, però, no, però sai, chiaramente, come dice Francesco, essendo un ragazzo molto giovane, le critiche cominciano a piovere e... ma devo dire che poi nessuno l'ha criticato. Il problema è un altro. Allora, Gotti ha mandato in campo dall'inizio Braff, benissimo. E lui vede tutti i giorni gli allenamenti, ha il polso della situazione, come giusto che sia, perché lui è il tecnico, e lo manda in campo. Ma questo giovanotto che va in campo dall'inizio, è il suo vero debutto, ha una partita e 10 minuti in carriera finora a livello professionistico, non può essere ignorato dal resto della squadra. Tutti i giovani debuttanti hanno bisogno come il pane dell'aiuto di tutta la squadra, dell'incoraggiamento della squadra, di non rimanere isolato là davanti. Oggi è rimasto isolato là davanti, per cui io lo giudico per alcuni spunti che ha avuto a livello tecnico. Se devo dare un suo giudizio complessivo, dico che non è stato sufficiente, ma non è colpa sua, perché se io mando, ripeto, un 18enne dentro là davanti, io lo devo aiutare. E considerato, e lo ripeterò sino alla noia, che l'Udinese ha 11 punti di vantaggio rispetto alla terzultima, che a questo punto è fuori dalla zona rossa, io avrei fatto un Udinese più propositiva anche in funzione di Braff, se no non lo schiero. Però adesso ci aspettiamo che, avendolo fatto giocare dall'inizio una partita, peraltro contro l'Atalanta, ci aspettiamo di vederlo più spesso. Adesso, lasciami finire. Sarebbe un errore metterlo, accantonarlo, esatto, perché significherebbe bocciarlo e lui potrebbe risentirne a livello mentale e perderlo per alcune partite. No, l'hai messo dentro, il signor Braff ha degli alibi, il fatto che la squadra non l'ha aiutato, benissimo, adesso con il Torino e le prossime gare deve avere ancora spazio, non so se dall'inizio se vale la prestazione di oggi a Cantoni, d'opera, ma giocatori non si può accantonare un giocatore dopo che l'hai fatto debuttare a tempo pieno, perché significa ti ho bocciato. Dicevi, no, sono da bocciare 9 su 11 se vale la partita di oggi, appunto. Quindi non sì. Di certo Braff. Fulvio, vengo da te e poi andiamo anche da Paolo a chiudere questa seconda parte parlando ma di Braff. Io penso che sia ingiudicabile, perché ha ragione Guido, non puoi prima farlo giocare, prima dire che ti aspetti una determinata partita e poi dopo fai giocare Okaka. Allora facevi giocare Llorente, almeno spizzicava e
il buon Braff andava a cercare la profondità. Non è stata la partita ideale per lui, nel senso che non è stato aiutato nemmeno dai centrocampisti. Ha ragione Guido. Centrocampisti, ditemi quando c'è stato un lancio nei confronti di Braff, una verticalizzazione nei confronti di Braff. Per cui io non lo giudicherei per la prestazione di oggi, anche se poi le pagelle, chiaro, saranno chiaramente insufficienti, però è un ragazzo giovane, gli va data fiducia. Evidentemente se l'allenatore ha ritenuto opportuno farlo giocare, evidentemente l'ha visto bene, primo in allenamento, perché altrimenti non lo facevi giocare, e secondo ritenevi che poteva essere una partita, essendo l'Atalanta una squadra molto aggressiva che pressa alto, pressa all'altezza di metà campo, i difensori Toloi, Dean City, ha detto Paolo che pressavano addirittura De Paul, per cui nel momento in cui pressano questi giocatori tu dovevi cercare la profondità con Braff. Non l'hai fatto, non l'hai messa nella condizione di aiutarlo, per cui è un ragazzo che io non giudico, è ingiudicabile. La partita di oggi è ingiudicabile, non va bocciato, perché altrimenti lo perderai per sempre. Paolo, io mi aspetto di vederlo più spesso in campo d'ora in avanti, no? Perché titolare contro l'Atalanta può giocare anche 20 minuti contro il Torino, certo, le altre partite. Potrà fare di nuovo il titolare. Questo sicuramente me lo auguro, anche perché comunque è considerato in Europa uno dei migliori 2002, e adesso i 2002, che sono così tutti precoci, non sono neanche più da considerare tanto ragazzini, perché in Premier, in Bundesliga, giocano e sono anche titolari di alcune squadre. A parte quello, secondo me non è stata una prestazione negativa, insufficiente. A mio avviso c'è stato un impegno totale e ha fatto quello che poteva fare. Forse, secondo me, ha difettato un po' in cattiveria agonistica, magari è stato un po' timido nell'andare a fare la guerra per cercare di recuperare qualche pallone ed abbassarsi ad aiutare di più la squadra, soprattutto nel primo tempo, ma questo è un fatto legato forse ad un approccio, al primo approccio da titolare. Diciamo che mi era sembrato più intraprendente, e lo era stato quando era entrato in campo con la Fiorentina. Certo, era un'altra partita, era entrato in campo negli ultimi 20 minuti e aveva più campo per poter esprimersi sulla profondità. E devo dire una cosa, forse col senno di poi, per caratteristiche, per garra, per determinazione, per esperienza, Forestieri, che poi è entrato, avrebbe dato magari una mano migliore. Però Braff, se l'hai preso, devi farlo vedere, devi farlo giocare. Quindi più spazio sicuramente d'ora in avanti dopo questa apparizione, dopo questa investitura dal primo minuto, che poi non ha sortito i suoi frutti, ma non per colpa sua, e questo l'ha ammesso anche poi lo stesso allenatore. La partita non si è sviluppata come avrebbe potuto invece essere per metterlo in condizioni di giocare. Alice, andiamo a leggere qualche messaggio prima della pubblicità, così vediamo se ci sono altri spunti. Alcuni, sì, ci scrivono, allora... hanno toccato anche il tema Braff. Sì, più di qualcuno ha toccato anche il tema Braff e adesso andiamo a recuperare alcuni messaggi a riguardo. Ovviamente toccano anche il tema Gotti, perché appunto dopo le parole che abbiamo ascoltato in conferenza stampa, Luigino scrive in generale: non parlare della squadra avversaria come di un avversario per noi troppo forte. Che segnale si dà alla squadra se si parla di un avversario troppo forte per noi? Quindi non condivide questo approccio da parte del mister, il nostro tifoso. E poi appunto riguardo al tema Braff, si domandano da casa come mai questo cambio di atteggiamento, nel senso che ritiene Emanuele ci sia un po' di confusione. Lo hanno fatto esordire con la Fiorentina per 15 minuti e si è comportato molto bene, poi non l'hanno più proposto per ben 5 partite, nemmeno un minuto fino ad oggi, facendolo giocare ad oggi addirittura titolare. Ma non si diceva che un ragazzo così giovane non deve essere bruciato, lo dice spesso anche Guido, dice, e farlo entrare quindi gradualmente? Questo appunto riguardo all'utilizzo di Braff, Francesco. Beh, dopo 5 gare lo ha messo dentro, ha spiegato anche il motivo, ma non è, si può lanciare il giovane, si può farlo debuttare il giovane, soprattutto se questo giovane è di talento, un talento puro, è considerato uno dei migliori 18enni in campo europeo, e Gotti lo sa che è bravo. Ma se io, lo ripeto, se io mando dentro un giovane, devo avere le garanzie che la squadra sia in grado di aiutarlo. Se la squadra non è in grado di aiutarlo, faccio il male del giovane. E oggi la squadra non è stata in grado di aiutarlo. Interroghiamoci perché.
ma questo è un altro discorso. Il giovane al debutto deve sempre essere supportato con un incitamento, con una pacca sulle spalle, con passaggi precisi, con tutti che ti applaudono se fai qualcosa, anche se sbagli. Oggi non ho visto queste cose qui e il giovane chiaramente ne risente, anche se si chiama Braff. Un altro messaggio, scrivono la sensazione che si sia sbagliata la formazione iniziale, che forse si sia scelta proprio la partita sbagliata per l'esordio di Braff, campo pesante e avversario proibitivo. Si inizia a offendere sempre troppo tardi, cambi azzeccati ma come d'abitudine tardivi. 11 Molina e gioco per lo scudetto, flyer da Roma. 11 Molina, sì, giocheremo per lo scudetto, col Molina di oggi sicuramente sarebbe così. Paolo, ti chiedo un ultimo intervento, poi ci salutiamo, nella terza parte vedremo anche le pagelle, poi adesso bisogna, come facciamo ogni volta in cui commentiamo partite di questo tipo, cosa possiamo dire? Continuiamo a dire che bisogna lavorare anche sulla testa e sperare che prima o poi questa situazione cambi. Adesso mancano 9 partite al termine. Sì, diciamo che è chiaro che le valutazioni a questo punto a me non è mai tanto piaciuto, soprattutto per realtà così, fare i calcoli, soprattutto in questa fase, sulla quota salvezza, perché credo che, voglio dire, dovrebbe fare proprio harakiri, no? E quindi io proverei a pensare, senza stravolgere ovviamente la filosofia, che a questo punto del campionato è impossibile, di far vedere delle partite un po' più gagliarde, come atteggiamento. È chiaro che l'atteggiamento va di pari passo, quello tattico è l'atteggiamento mentale, perché se tu ti disponi così basso, così con la volontà di difendere, e dopo è ovvio, no, che la mentalità diventa conservativa. Io mi aspetterei anche dalla prossima gara con il Torino, che comunque non è facile, un atteggiamento migliore. Il Torino è una squadra che abbiamo visto anche questa sera, messa in difficoltà la Juventus, è una squadra secondo me che sta particolarmente bene e si sta gasando, e quindi da lì vedremo in qualche modo se la lezione di questa partita con l'Atalanta sarà servita oppure no, perché ripeto, non è il fatto che hai perso 3-2, una sconfitta con l'Atalanta la puoi mettere in conto, ma non prima, a parte, ma in ogni caso quello che abbiamo visto e come è maturata sicuramente ci deve far essere critici e perplessi, e sicuramente auspicare già da col Torino una gara migliore. Grazie a Paolo Bargigia. A voi. Che rivedremo la prossima settimana. L'Udinese, ricordiamo, giocherà di sabato in anticipo contro il Torino alle 20:45. Noi saremo in onda naturalmente la domenica, il giorno successivo. Ci fermiamo un attimo e poi andremo ad analizzare nel dettaglio i gol che abbiamo preso, perché li abbiamo citati più volte, li abbiamo anche più volte visti, ma vogliamo un attimo mettere la lente di ingrandimento su come la squadra era messa in campo, sul sistema di difesa che non ha funzionato, giocatori fermi come Birilli e come Birilli saltati in particolare da Luis Muriel. A tra poco. Eccoci tornati in diretta, 3 minuti e 44 secondi al termine, a Cervia, Alice, il punteggio, Old Wild West, Scafati, come siamo? Punteggio di 51 per l'Old Wild West a 35 per Scafati. E mancano 3 minuti e 44 secondi al termine del terzo quarto, ma adesso è il momento di approfondire dal punto di vista tecnico-tattico i gol che l'Udinese ha beccato. 3 gol, è chiaro che quando si prende gol molto spesso ci sono gli errori della difesa, altrimenti le partite finirebbero tutte sullo 0-0 o quasi tutte, ma in certi casi gli errori sono un pochino più gravi di quelli che normalmente accadono. Io vorrei vedere tutti e 3 i gol, cominciamo dal primo, per analizzarli insieme ai nostri opinionisti. Allora, Marco. Qui bisogna partire un po' più da dietro, perché non abbiamo ancora le immagini. Qui, Francesco, è tutto il reparto che si muove male, e nel muoversi male l'Atalanta riesce a trovare il pertugio, e dopo c'è anche diciamo l'errata valutazione di quella conclusione di Muriel che passa sotto le gambe di Musso, leggermente deviata intanto, da Bonifazi. Intanto la giocata difensiva di Becao, che prima va ad aggredire Muriel, poi si sposta per andare sull'altro, dove su Pessina, dove non c'era, subito un compagno a dare una mano,
Già questo ci fa capire che forse non c'è stata collaborazione. Poi... Non c'è stata collaborazione, non c'è stata. Non sono usciti coi tempi giusti. Quindi quando uno sbaglia, Francesco, poi di conseguenza mette in difficoltà l'altro, no? Mette in difficoltà il compagno, perché se il compagno Becao esce ma dall'altra parte non c'è la copertura, di conseguenza si crea un buco e l'Atalanta è stata brava nello sfruttare questo tipo di situazioni. Fulvio, la tua analisi da difensore? Ma la mia analisi soprattutto sul secondo gol, che tra poco vedremo, anche sul terzo, è che questi gol sono figli della zona, non c'è niente da fare. Anche sono figli qui? Della zona. Anche questo? Assolutamente. Guardi il pallone ma non guardi l'uomo. Allora, nel momento in cui Becao va ad aggredire Muriel, poi automaticamente si dimentica dell'uomo. Ci trova Muriel, praticamente guardate quanti difensori dell'Udinese ci sono. Ce ne sono 5-6, non è che l'Udinese si è trovato uno contro uno, no, addirittura ci sono 3 giocatori, 4 forse dell'Atalanta e 6 giocatori dell'Udinese. Non è assolutamente possibile prendere gol in quella situazione di vantaggio numerico, ecco, perché? Perché Becao è stato forse scivolato, vedete, è stato molle, ecco, vedi che è arrivato in ritardo, perché nel momento in cui Malinowski, mi pare, serve il passaggio a Muriel, lui è in ritardo perché forse è scivolato, non lo so, Pessina, è in ritardo perché era Pessina, comunque cambia sì, poco. Pessina, cambia poco. Che ha passato il massaggio. Ecco, per cui sono figli del calcio di oggi. Io adesso, per l'amor di Dio, mi rendo conto che il calcio si è evoluto, però specialmente il secondo e il terzo gol, Bonifazio, ma non te lo puoi dimenticare l'uomo, non devi guardare la palla, devi guardare l'uomo. Dentro l'area di rigore si guarda l'uomo, non eppure, si guarda eppure la in area, invece in area c'era anche quella che si definisce densità, no? C'erano tanti giocatori. La densità sono termini che usano, per l'amor di Dio, sono tutti termini che usano i giornalisti, che non servono a niente. Perché densità, ma stai vicino hai perfettamente vicino ragione, all'uomo. È un termine poi che vedi usano che la densità, che non so che gli allenatori. Se cominciamo con i termini. Comunque il primo gol mi sembrava di vedere lì una partita del giovedì, perché il giovedì con una squadra dilettantistica subisce un gol così, triangolazione con irrisoria facilità, tiro tutt'altro che irresistibile, sì, gol. Sì, uno dei centrali che va a spasso, un po' qua, un po' di là. Ma non c'è nessuno. Ma c'è responsabilità anche di Musso. Su Pessina, nessuno che va su Pessina a chiudere e nessuno che va addirittura l'1-2 che va su Muriel, che riceve il pallone, perché Muriel è lui che lo dà, ecco, questo, esatto. È Muriel, sì, è lui che fa il colpo, esatto, di tacco. È vero, ma ti ho detto che questi errori si fanno il giovedì, le partitelle del giovedì con le squadre dilettantistiche, che subiscono gol così, solo che l'Udinese non è una squadra dilettantistica. Nicola, Musso, un errore di Musso. Sì, non sembra irreprensibile, no, poi va un po' giù così, col sedere a terra, è un po'... disturbato dalla deviazione di Bonifazio. Però la palla è mezzo alle gambe, al portiere non deve però passare. Sì, sembra un po' goffo nell'intervento, no? Vedi che va giù con la schiena e sì, anche questa dinamica è un po' da, come dice Guido, da partitella del giovedì proprio, no? Comunque i portieri nel match del dopo lavoro, no? Adesso ovviamente con le pinze, ovviamente, però non dà l'idea di essere proprio irreprensibile su questa Marco, azione. Cosa volevi dire? Scusa Nicola se ti ho disturbato, no, comunque vedi... No, io non mi offendo, e poi no, ma, vedi poi, come ha fatto sottolineare benissimo anche Fulvio, l'errore di Becao che cerca l'anticipo, scivola, poi perde il suo uomo perché è disorientato, di conseguenza arriva Muriel a rimorchio che calcia con troppa facilità, ma al di là dell'errore del singolo, poi lì ci potrebbe essere anche Pereira che fa un passo in più e va a chiudere su... Ma anche Pessina con troppa libertà. Anche Pessina con troppa libertà. Guido dice una cosa che è una considerazione pesante, ma è un gol comunque regalato, perché la squadra dal punto di vista difensivo non è ben posizionata, no. E non dovrebbe dopo 18 minuti concedere questo tipo di giocata ad una squadra come l'Atalanta, che sai perfettamente che gioca molto sulle fasce e poi ha questi inserimenti da dietro delle punte o dei centrocampisti. Ma vi chiedo questa cosa qua, non è che l'Udinese ha perso per colpa di Becao, per carità, no, no. Perché
In tanti hanno fatto errori, come abbiamo detto. È stato fatto un passo indietro. Però no, in queste situazioni qua, questi déjà vu di Becao, non c'è sempre la sensazione che faccia un po' più fatica del dovuto a giocare a tre proprio, no? Hai sempre quell'idea che con meno spazio, cioè giocando a quattro sarebbe un po' più a suo agio. La butto lì, perché dopo sembra che quando ha un po' di parte di campo da coprire di più così, è sempre un po' in affanno. Marco? Guarda, lui... Cioè, perché ha uno storico da 4, da 4 Becao, esatto. No? Per quello lo dico. Lui giocava a 4. Gioca a 3 qui, praticamente, da quando è qui. Bravissimo. Però il concetto che tu hai esposto è corretto, perché se il Becao dello scorso anno aveva dato un rendimento abbastanza sostanzioso in termini di prestazioni, quest'anno è incappato in diversi errori, in diverse valutazioni errate, tant'è vero che anche prima abbiamo sottolineato di come nell'uno contro uno con Muriel, per paura di intervenire, si sia tirato via e abbia poi concesso il cross a Muriel e Zapata non è riuscito a intervenire fortunatamente su quel tipo di pallone. Chiaramente è un giocatore che in questo momento non si sta esprimendo, Nicola, sui livelli dello scorso anno, e bisognerebbe capire il perché ci sono... Tranne la partita di Milano però. Sì, ma ci sono dei blackout che questo calciatore nel corso delle prestazioni di questa stagione ha avuto e sono stati blackout pesanti, senza fare diciamo un processo a blackout, però gli errori che fa sono errori abbastanza pesanti ai fini del risultato. No, in questo senso dico che è un po' paradigmatico di quello che rinfacciamo alla squadra, no? Un po' come diceva Bargigia prima, da un certo punto in poi non ha avuto... l'evoluzione che in tanti si sarebbero aspettati e poi alterna delle prestazioni di sostanza ad altre meno soddisfacenti con errori anche grossolani, no? Cioè in questo senso è un po' immagine dell'Udinese di quest'anno, è il paradigma, no? Della squadra, paradigma della squadra, sì. Allora andiamo a vedere non insufficiente, no. ma con queste lacune ogni tanto, no? Troppi alti e bassi. Andiamo a vedere il secondo gol, Fulvio. Partiamo subito da te. Ora qua. Vabbè, secondo gol, se pensi... Guido ha detto che è un gol da calcetto, avete detto prima in studio. Questo non è un gol da calcetto, è un gol che la squadra è già entrata dentro lo spogliatoio. Cioè nel momento in cui... Ma guardate il passaggio che fa Malinowski. Cioè, Malinowski fa un passaggio e tu praticamente ti trovi davanti al portiere. Anzi, addirittura lo dribbli. Guarda. Ecco, qui nel momento in cui Bonifazi deve guardarsi l'uomo alle spalle, ma non può guardare, ecco, nel momento in cui fa il passaggio, guarda, c'è l'uomo dietro che va in sovrapposizione e tu guardi il pallone, ma nel momento in cui stoppa bene, come fa Muriel, che è un grande giocatore, è davanti al portiere, anzi addirittura si è permesso il lusso di dribblarlo. Questi sono gol che non dico li fai in allenamento nel calcetto, ma li fai veramente a casa tua, quando hai il pallone da solo e giochi da solo. Però partiamo anche dai due che erano lì dove è partito il passaggio. Se tu guardi, Francesco, la postura di Bonifazi, è fermo, è piantato a terra, di conseguenza è già posizionato male con il corpo. Io dico quei due lì. Non c'entrano niente quei no, due no, lì. Il passaggio lo si d'accordo. Può anche fare. No, qui. Il sono passaggio, d'accordo. Cioè, se vietiamo l'assist, togliamo l'assist dal mondo del calcio, allora. Vabbè, togliamo ma l'assist, sì, ma eliminiamo ma l'assist. Se glielo fai fare con un po' di difficoltà l'assist in più, non è mica un reato. Però, ma sai quanti giocatori c'erano? Se li fermi, gli fai fare il passaggio anni fa, 40 anni fa, che facevano l'assist davanti alla porta. Sì, ma il non è il problema dell'assist. No, ragione, il problema è io ho visto due persone ferme lì. Sì. Manca cattiveria. Io ho visto due persone ferme. Guarda lì, guarda Zegler come rincorre lento. Ma se per quell'altro lì per a due centimetri non mette neanche la gamba. Scusami. Ma se per quello l'ha detto Nicola prima, c'erano 9 giocatori su 11. Vabbè, stiamo analizzando questa azione, vediamo qual è l'errore di questa azione. Parte anche da lì. Guardate lì che buco. È la postura anche di Bonifazi. Fulvio poi ci può confortare in tal senso, cioè la postura è quella errata perché si fa trovare fronte alla porta quando in realtà lì dovrebbe essere un po' posizionato in maniera diversa, quindi avere degli appoggi diversi per accompagnare anche eventualmente Muriel. Però comunque anche se è un errore non guardare l'uomo e guardare il pallone,
era talmente lampante, scontato. Elementare, scontato, che Malinowski mandasse la mettesse lì, perché chiaro. Gli ha detto to che te la passo. Non può un difensore farsi sorprendere, sì, era molto in quella telefonato. Maniera così ingenua. Non sembra un passaggio illuminante, no, da Pirlo nel 2006. Però, no? Cioè. Riguardando da questa immagine qui, io continuo a dire che forse lì De Paul e Zegler potevano fare qualcosa in più per dar fastidio, Fulvio, solo per dar fastidio a Malinowski. No, Francesco, tu sei un bravo conduttore, continua a fare il conduttore per cortesia e sei bravo, per cui... Ecco, però cioè, cosa vuol dire che non capisco niente di calcio? Vabbè, questo puoi lo dire. Stai dicendo te, non l'ho detto non io. Dire, allora, no, io non offendo come qualcuno lì in studio voi. Io dico solo che è un'opinione la mia e dico che secondo me l'errore più grosso l'ha fatto Bonifazi. Devi guardarti l'uomo alle spalle. Poi ci sta anche, certo, la mollezza dei tuoi due compagni di squadra che sono stati molli nel non andare ad aggredire Malinowski, ci può anche stare, non sempre c'è l'interditore che va a chiudere sull'uomo che ti fa l'assist, altrimenti non esisterebbe l'assist. Ecco, però è chiaro che tu devi essere bravo, la postura, come ha detto Marco, è completamente sbagliata. Terzo gol, vediamo anche il terzo. Allora, qui peggio che andare di notte, no? Marco? Oh, qua in mezzo a 4 esatto. Addirittura, in mezzo a 4. Guarda, in mezzo a 4, guarda. Malinowski, guarda, Nuiting, 4, cosa... Wallace... Non si possono... Senti, Striger. Fai giudicare Guido, per cortesia. Beh, Guido, allora parla tu. Ma io non è che debba giudicare, perché l'ho già fatto. Ho detto che simili gol non si possono beccare. Con una facilità irrisoria ha imboccato il pallone a Zapata, che era indisturbato al limite dell'area, ha fatto due passi e ha segnato indisturbato. Nighting è andato troppo avanti e dopo, quando è indietreggiato, ormai aveva fatto la frittata, e il signor Bonifacé non ha chiuso, perché era elementare che il pallone doveva arrivare solamente a Zapata, era l'unico, quindi doveva arrivare solo a lui. Guarda dov'è. Perché era già marcato quell'altro da Becao, quindi la posizione di Bonifazi è sbagliata, ma il primo errore l'ha commesso Nighting. Fulvio, qui nell'uscita secondo me c'è l'errore, come abbiamo visto, di Bonifazi, che nel momento in cui ti esce Nighting deve coprire quello spazio, è al taglio di Zapata che può ricevere quella palla solo lì. Beh, è il movimento che richiama la zona, nel momento in cui, giocando zona, uno fa un movimento in avanti, l'altro lo deve fare indietro, in chiusura. Okay. Questo significa fare la zona. Però una vedi come pigro anche Fulvio. Chi marcava e c'era il libero dietro che ti proteggeva. Adesso non c'è più il libero, però soprattutto in fase difensiva uno deve andare ad aggredire e l'altro deve andare a chiudere. Per cui lì è stato sbagliato il loro movimento. Allora, Alice, a che punto siamo a Cervia? Il punteggio sembra ormai davvero nelle mani della... Old Wild West, attenzione. 8 minuti, il risultato è di 60 per l'Old Wild West contro i 39 punti di Basket Scafati. Aggiornamento invece per quanto riguarda Bologna-Inter, siamo al 76esimo, il risultato è di 1-0 per l'Inter. Perfetto, leggici anche qualche messaggio. Comunque ritornando, il più colpevole è Bonifazi lì, In tutte e tre i gol. Oh no, siamo d'accordo? No, ma parlavo del terzo gol. Sul secondo non ci sono dubbi. Sul secondo anche... Sul primo, insomma... No, sul primo c'è un po' di back-out. Sì. C'è un po' di back-out. Sì. Saggi, ci scrive Davide, il perno difensivo non può essere Bonifazi quando abbiamo un Nighting in rosa. Cosa ci fa a sinistra? Un saluto appunto da Davide. Poi ancora ci scrive Aldo, che ci scrive da Rovigo, non attaccate Bonifazi, ha giocato sempre sugli errori degli altri, è un ragazzo che si vede che ci tiene. Poi dice Ziegler e Wallace non sono piaciuti al nostro tifoso, ha detto che quest'oggi sono stati nulli in reparto. Ancora, secondo il mio modesto parere, scrive Luciano da Feletto, all'Udinese manca la mentalità vincente, se si vogliono raggiungere certi traguardi bisogna assolutamente cambiare il registro.
E poi io ho sempre pensato che centrale di difesa deve giocare Nointing e non Bonifazzi, sia per attenzione che per personalità, e che ad uno come Arslan non rinuncerei mai, e vuole appunto il nostro tifoso che è Dennis un parere da Marco. Diciamo che sotto questo punto di vista, per quanto riguarda Nointing e Bonifazzi, i nostri tifosi sono tutti d'accordo. Ancora un altro messaggio, ci scrive un tifoso, un messaggio che dobbiamo interpretare, perché dice: abbiamo una Lamborghini con motore Fiat ma prendiamo l'autobus e ci siamo capiti. Non so se voi lo avete capito, io sinceramente non l'ho capito. Con motore Ferrari? Lamborghini con motore Ferrari, ah Fiat, ok, vabbè, Lamborghini con motore Fiat però prendiamo l'autobus. Sì. Però sull'autobus credo nel senso di metterlo davanti alla porta, dice così, boh. Che ne so. No, secondo me l'ha capita Fulvio. Però no, su Bonifazzi no, no. Scusa, io non ho capito proprio niente, per cui su Bonifazzi, no, su Bonifazzi intanto può giocare da centrale come ha già fatto in tante altre occasioni, ha fatto bene. E poi non è che noi attacchiamo Bonifazzi, siamo venuti qua, ci siamo sentiti sto pomeriggio, no, no, però, con il drink, però, in scusate, mano Nicola. Stasera demoliamo Bonifazzi, giudichiamo i dati oggettivi, Nicola, però, e diciamo se ha giocato bene o male stasera, e questa, questo pomeriggio tema, non ha giocato bene. È un tema da aprire quello, io lo chiedo anche a voi, a Guido, a Nicola, anche a Marco. Ecco, io ecco perché Gotti secondo voi fa giocare i Bonifazzi centrale e Nuitink a sinistra? Lo chiedo a voi, non fosse un fatto di velocità, forse perché è andata bene una volta e ha lasciato lì la allora finora l'esperimento. Beh, ha fatto sempre bene. È andato bene perché Bonifazzi sta crescendo come centrale, Nighting come centro-sinistra, sì. Il suo l'ha sempre fatto, ma nei piani, sì. Credo nei piani dell'allenatore sia quello di, una volta recuperato Samir, e Samir mi sembra che oggi abbia dimostrato di stare bene, una volta recuperato il brasiliano, la difesa sempre a tre dovrebbe essere Bonifazzi, composta, Nuitink, no, Samir, Nighting e Bonifazzi. Sì, Samir a sinistra, Bonifazzi, Nuitink, centrale, Bonifazzi. Bonifazzi ha già fatto il centrodestra, quest'anno. Sì, ho ha capito. Iniziato no, così. No, lo so. Sì. Ha iniziato così, poi... Sì, anche... Adesso non vorrei gettare la croce per quello che abbiamo detto, abbiamo detto nei confronti di Bonifazzi, perché... prendo le parole di Bargigia prima, quando dice quest'anno Musso, De Paul, ma io ci metto anche Bonifazzi, ha sbagliato oggi, ma non dimentichiamo che è cresciuto nell'Udinese, è il miglior Bonifazzi rispetto alla carriera passata con la Spalla e col Torino. Quest'anno sta dimostrando di essere un signor difensore per personalità, autorità, naturalmente ci sta anche una giornata balorda, per l'amor di Dio, ma non discutiamolo questo giocatore qua. No, adesso c'è Molina in rampa di lancio, perché sì. Sta facendo bene, però il più migliorato, no, come danno nella NBA, no, il premio di giocatore che è migliorato maggiormente nel corso dell'anno, è sicuramente Bonifazzi, o poco ci manca, e soprattutto se si torna a quella difesa che diceva Guido, che credo sia l'idea del mister, con tutti gli uomini a disposizione, lui può darti anche in profondità, avendo un po' più di proprietà di palleggio, un tipo di lavoro che Becao non sa fare, proprio per il discorso che facevamo prima, che è un po' più centrale e basta concettualmente, quindi magari si troverebbe meglio nella difesa a 4. Invece Bonifazzi, se ci ricordiamo l'azione di uno dei gol fatti a Torino contro il Toro, in cui praticamente va a portare palla sulla tre quarti e dopo innesca l'azione del gol di De Paul su passaggio di Pereira, ecco, quel lavoro lì lo può fare Bonifazzi. Perché a piedi anche, no? Sì, a due piedi, Alice, andiamo ancora con qualche messaggino, noi vi comunico che andremo avanti fino almeno a quando non finirà la partita di basket, perché è giusto seguire fino al termine questa semifinale che sta vedendo la Old Wild West condurre nel punteggio in maniera larga, rassicurante. Quanto mancano, Alice, alla fine? Alla fine della partita mancano 4 minuti e 38 secondi. 67 punti per l'Old Wild West, 39 punti per Scafati. Significa 10 minuti. Significa 10 minuti e la partita è in pugno. Allora possiamo intanto dare spazio anche alle interviste che abbiamo realizzato oggi pomeriggio. Andrei a sentire uno dei più positivi, quel Larsen che avevamo dato per stanco,
dall'impegno con le nazionali. In effetti c'è anche da dire però che ha giocato una parte di partita, non sapremo mai come sarebbe andata a finire se avesse giocato dall'inizio, ma comunque quella parte di partita in cui ha giocato bene, sentiamolo. Quanto siete dispiaciuti, quanto rammarico c'è dopo questa sconfitta e secondo te si poteva fare di più per prendere un punto? Sì, certo, noi voglio fare punti quando arrivo qui, ma oggi anche visto Atalanta è un molto forte squadra in Serie A, loro hanno fatto molto bene, ma ogni tanto in partita penso anche Udinese ha fatto bene. Quando noi abbiamo fatto gol l'ultimo secondo di primo tempo, noi abbiamo un spirito in spogliatoio per fare il punto di partita. Ti chiedo, per queste ultime 9 partite di campionato, avete la convinzione che potete dimostrare ancora di più la vostra forza e fare dei punti e conquistare un bel piazzamento? Sì, manca 9 partite, ma adesso noi sempre pensare solo ogni partita, perché Serie A è molto difficile, non posso penso cosa succede in 2 o 3 settimane e ogni settimana noi siamo full focussiato per fare meglio alla fine della settimana. Per te è arrivata la soddisfazione del gol e penso che tu sia felice al di là del risultato, perché nelle scorse partite ci avevi provato tante volte, i portieri te l'avevano negato anche con grandi interventi. Sì, sono contento per il gol, ma manca il punto oggi. Io solo pensare a questo. Quando noi abbiamo fatto il 2-3, ho provato tutto per fare il punto, ma non arrivo oggi. E allora, Stugge e Larsen sicuramente più positivi, la partita Cervia scorre via veloce verso il termine con la Old Wild West che è avanti di 31 punti a poco più di 3 minuti alla fine, ormai lo possiamo dire, la Old Wild West è in finale di Coppa Italia di Serie A2, un grandissimo traguardo. Torniamo ancora al calcio, poi un altro passaggio sul basket ovviamente lo faremo, ma adesso è il momento delle pagelle, stacchetto. Francesco, come sempre iniziamo con la pagella di Guido? Sì, direi di sì, non stravolgiamo gli schemi. Eccoci, allora, la pagella di Guido. Guido che ha dato un 5,5 a Musso, per Becao 5, Bonifazzi 4,5, Nointing 6, Molina 7, De Paul 4,5 per Wallace 5,5, Pereira 6, Ziegler 5,5, Kaka 5, Braff 6, per il mister Gotti 5,5, Larsen 7, Llorente 6, Forestieri 6,5, Samir 6 e Arslan senza voto. Allora, il 4,5 che si invoca, che prima un telespettatore invocava per De Paul, c'è quello di Guido e c'è anche quello per Bonifazio. A richiesta. Mi pare che però non si possa obiettare nulla, no? Fulvio? Si è messo d'accordo col telespettatore, si è messo d'accordo. Può anche darsi. No, io devo dire è lui che manda i messaggi. Ho giustificato, prima avevo fatto capire, scusa Fulvio, avevo fatto capire che Braff non potevo dargli 5 perché... poveretto, è stato lasciato a Remengo là davanti e quindi era difficilissimo per lui giocare, però ancora una volta ha dimostrato di avere estro, personalità e sicuramente tecnica, quindi è un giocatore che va rivisto, che non va messo da parte, sarebbe l'errore, ripeto, gravissimo metterlo da parte perché significherebbe bocciarlo. Io mi attendo adesso che il signor Braff venga utilizzato più spesso, anche se non necessariamente dall'inizio. Quindi 6 a Pereira, 6 per il gol. Il gol perché per poi nel secondo tempo rispetto a De Paul, rispetto Pereira, rispetto a De Paul, ha fatto qualcosa, ha cercato di riscattare la sua opaca giornata. Il gol è bello, perché insomma... Ha fatto anche un paio di tunnel così... Per chi guarda, come si dice. Ha rimesso in corsa l'Udinese però non ne ha approfittato, perché sai, quel gol avrebbe dovuto mettere il turbo all'Udinese e creare dei problemi di apprensione all'Atalanta. Non è successo. Quindi l'Udinese non ha saputo approfittare di quel gol negli ultimi secondi per iniziare lancia e resta al secondo tempo o comunque con un altro atteggiamento rispetto al primo tempo. Però il gol lo ha fatto, il gol ha rimesso in carreggiata l'Udinese e nel secondo tempo l'ho visto
più determinato e si è reso anche protagonista di qualche bello spunto. Ecco perché gli ho dato 6. Andiamo a vedere invece i voti che ha dato Nicola, che forse è stato un po' più clemente. Sì. Se non ricordo male. Vai, per Alice. La Pasqua, dai. Eccoli qua. Pasqua tipo Natale per me. Allora, i voti di Nicola per Musso, 5,5, 5,5 anche per Becao, 5,5 per Bonifazi e 5,5 per Nointing. Per Molina, 7, De Paul, 5,5, anche per Wallace, 5,5, per Pereira, 6, per Ziegler, 5, per Okaka, 5,5, per Braff, 5, mentre per il mister Gotti, 5,5, per Larsen, 6,5, per Llorente, 5,5, per Forestieri, 6, 6 anche per Samir e Arslan senza voto. Ero convinto di aver dato 5 a Becao Bonifazi, ma vabbè, dai, pazienza. E cosa volete che vi dica? No, la questione di Pereira è legata al gol, naturalmente. Con De Paul non sono stato così severo come ha fatto Guido, perché, come ricordava prima anche Bargigia, all'inizio vedevo che ha sbagliato un sacco, è stato uno dei De Paul peggiori di quest'anno, tutto vero, però mi sembrava che si impegnasse abbastanza per tenere a galla la barca che stava imbarcando acqua da tutte le parti. E poi gli altri, Ziegler, mi sono accorto guardandola in TV che c'era, credo a fine primo tempo quasi, no? Perché dopo sì. Non è stato neanche mai nominato, e in questo caso nessuna nuova non significa buone nuove. Su Braff è vero tutto, che era emarginato e che non è stato aiutato e tutto quanto, però per me il giudizio è insufficiente comunque, no? Perché dopo devi cercare di essere oggettivo, non dargli il voto così da di fiducia, diciamo, il 6 di incoraggiamento, quindi per questo gli ho dato l'insufficienza. E anche Okaka al tempo stesso l'ho giudicato insufficiente, ma poco sotto la sufficienza, perché nonostante la cacciara fatta, insomma, il modo di giocare un po' così frettoloso, però c'è stata quell'iniziativa in cui è andato in scivolata, concluso verso la porta, un paio di robe, insomma, ha cercato di farle poco, cioè quasi tabula rasa, però ci siamo arrivati, almeno si è impegnato un po' con un paio di conclusioni. Lì ti hanno fatto santo, Guido, guarda lì. Vediamo se poi facciamo vedere il computer. Sì, praticamente è più o meno l'immagine che state vedendo adesso con Guido inquadrato, perché ci fanno notare da casa che Guido effettivamente, quando viene inquadrato, ha un'aureola sopra la testa. Di buon auspicio, Guido. Vedi? A Pasqua. Eccolo lì. Eccolo l'aureola. San Guido. Allora, quando è San Guido? È il tuo onomastico? Dovresti saperlo? Non lo sa neanche lui. Vedi appunto. No, lo so. Andiamo a vedere le pagine di Fulvio. È finita Alice intanto a Cervia? Finita. Adesso arriviamo, è finita. All 2-2 in finale di Coppa Italia di Serie 2. Complimenti dunque a Bonicioli, ai ragazzi, al presidente Pedone. E siamo pronti a contattare per averlo in diretta con noi telefonica e per farci esprimere la sua gioia dopo questo bel successo. Ha portato in finale con Napoli, puoi dirlo. In finale . Con Napoli, sì, ha portato fortuna alle interviste che gli abbiamo fatto, no? Era da tempo che non parlava. Abbiamo intervistato la regia della Coppa Italia e c'entra la finale. Ma si meriterebbe una soddisfazione, perché ha rilanciato il basket di Udine, il basket friulano, quindi. Quanti anni sono che una squadra di Udine non è in finale di qualcosa? L'Udinese dall'Intertoto, forse, no? Sì. Credo di sì. Allora, pagella di Fulvio. Torniamo un attimo al calcio. La pagella di Fulvio. Fulvio che dà a Musso 5. 5 a Becao, 5 a Bonifazi, mentre a Noiting 5,5. Per Molina 7, De Paul 5,5. Per Wallace 5, per Pereira 6,5. Per Ziegler 5,5, 5,5 anche per Okaka. Mentre per Braff 5, per il mister Luca Gotti 5,5. Per Larsen 6,5, 6 per Llorente, 6 per Forestieri, 6 per Samir e Arslan senza voto. Allora fermi un attimo, perché 10-10 ad Alessandro Pedone, che è in diretta telefonica con noi. Fulvio, scusami, ma abbiamo il presidente appena finita la partita. Press. Allora andiamo con le pagelle di Fulvio, appena riprendiamo Pedone, ve lo diamo in diretta. Fulvio.
Ma abbiamo detto dall'inizio della trasmissione che ci sono stati solo 8 sufficienti, o praticamente secondo me Pereira, perché ha fatto il gol chiaramente, perché ha tenuto in bilico la gara, poi i due esterni Molina e Stigallassi sono stati migliori, il resto tutti insufficienti, dai, uno può essere da 5, 5 e mezzo, De Paul forse Guido è un po' esagerato nel dargli 4 e mezzo, però è chiaro, evidente che ha fatto una prova negativa, non è stato il miglior De Paul, insomma, per quando mancano tanti giocatori così, bisogna interrogarsi, ecco. Però 5 e mezzo è una insufficienza, 4 e mezzo rispetto alla partita di oggi, attenzione, facciamo guarda, confusione, ma rispetto alla partita 4 guarda è una che bocciatura. A un certo punto De Paul non ce la faceva più, non so se era scarico mentalmente, e cercava, si buttava per terra anche l'arbitro. Io lo so cosa ha dato fastidio a Guido, ha dato fastidio che anche a me, un paio di volte, addirittura una volta l'arbitro gli ha fiscato contro una punizione perché è andato a cercare il fallo e il difensore l'avversario si era tolto praticamente, lui è caduto da solo. A volte ha questa tendenza sì, ad andare a cercare il fallo e buttarsi in avanti. Ha provato una punizione, sembrava che giocasse a rugby. Insomma, non era giornata, questa non è una bocciatura di De Paul stagionale, anzi De Paul stagionale esce a pieni voti, però ci può stare una giornata nefasta per tutti, è assolutamente negativa. Assolutamente, che dopo diamo 5, 4 e mezzo, 5 e mezzo, sai, cambia poco. Allora, cambia poco, da 4 e mezzo a 5 e mezzo cambia qualcosa. Beh, insomma, ho detto 4 e mezzo, 5, 5 e mezzo, sì, la differenza col 5 e mezzo, però tutti siamo d'accordo che ha fatto una gara negativa. Allora, dovrebbe esserci il presidente Pedone, speriamo di riuscire a sentire la sua voce. Presidente? Buonasera a tutti, adesso vi sento bene, buonasera. Buonasera e congratulazioni per questo grande traguardo raggiunto, peraltro con una squadra che non è ancora al completo, questo lo dobbiamo ricordare, qualcuno l'ha recuperato ma ci sono ancora giocatori fuori, dunque davvero un grande successo di squadra. Sì, veramente una partita stupenda con una difesa serratissima, non abbiamo lasciato respiro a Scafati, sono molto emozionato francamente perché comunque non mi aspettavo una partita di questo tipo, una partita in cui abbiamo imposto il gioco dal primo minuto. E soprattutto complimenti a tutti i ragazzi perché si sono sacrificati tantissimo in difesa, non consentendo in alcun modo a un grande Thomas, che sappiamo tutti essere un campione incredibile, di fare alcunché. Oggettivamente una squadra che ha giocato alla perfezione questa sera, niente da dire, siamo entrati senza nessuna paura, io avevo visto ieri sera Scafati rullare Torino, ero molto preoccupato, ma oggettivamente la pallacanestro è uno sport stupendo che non smette mai di stupire, e questa sera i ragazzi ci hanno veramente stupito, è una finale meritatissima e sto scaldando la macchina, domani tutti a Cervia. Ne abbiamo parlato nell'intervista che abbiamo realizzato in esclusiva per il nostro canale e si è verificato quello che avevi pronosticato, e cioè che bisognava trasformare questa Old Wild West che aveva perso dei giocatori in grado di fare tanti punti, quindi una squadra particolarmente offensiva, in una squadra che invece doveva fare più attenzione a non far fare punti agli avversari, ed è quello che è successo, no? Se andiamo a vedere il tabellino di oggi, il risultato di oggi, ma anche ieri contro Forlì, che è una squadra invece molto rotata in attacco, le cose sono andate alla perfezione, quindi la partita è stata preparata bene, c'è stata grande abnegazione, i ragazzi hanno seguito alla perfezione il tecnico e hanno sfoderato due prestazioni straordinarie. Sì, tenere Scafati a 50 punti o anche meno, perché è garbage time l'ultimo pezzo, oggettivamente è una prestazione da ricordare, da annali in termini difensivi, soprattutto per una squadra come la nostra che era nata come squadra d'attacco e che Boniccioli ha il merito di aver trasformato in una squadra da difesa nel giro di un mese, quindi bravo Boniccioli, bravo Martellossi, bravo lo staff tecnico, abbiamo fatto una serie di difese, adesso non voglio entrare nel merito, difese miste, zona più uomo, li abbiamo completamente ubriacati, non sapevano più da che parte girare, e io sinceramente ripeto, ieri sera mi sono guardato bene Scafati Torino, Scafati è una signora squadra con 10 titolari, il più giovane c'ha 30 anni e noi con i nostri ragazzi, con
I primi due punti di Spagaro li avete visti, con uno Schina ancora incredibile, con un De Angeli che ha fatto una tripla cattivissima, con Mobio ancora una volta sugli scudi, ma sinceramente questa sera è difficile trovare un migliore in campo. Guarda, non riesco a trovarlo, forse Giuri che continua a far girare la macchina come un orologio. Presidente, allora, buona Pasqua e in bocca al lupo. Avanti tutta, forza Udine. Grazie. Forza Apu Old Wild West per la partita di domani. In bocca al lupo ai ragazzi che possano concludere l'impresa al completo e portare a casa un trofeo che manca alla città di Udine da tantissimo tempo. Se andiamo anche a vedere sugli altri sport, no? Alla fine un trofeo manca da molto tempo. Sarebbe davvero straordinario, sì, portare questa coppa. Da 20 anni, credo, no? Quando era l'Inter? 2001? Guido, sei 2000, tu? 2000, ecco, da 21 da anni. 21 anni. Allora, chiudiamo la trasmissione. Vado a salutare ed augurare anche a lui buona Pasqua, Fulvio Collovati. Ciao Fulvio. Buona Pasqua. Buona a tutti Pasqua. Voi, a tutti. Ciao, ciao Fulvio, buona Pasqua. Ci ascoltano. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Fulvio, ci vediamo famiglie. La prossima settimana. Ciao. Grazie a Guido Gomirato, Nicola Angeli, Marco Canciani e grazie ad Alice Mattelloni. Grazie per Francesco, tutti gli aggiornamenti. Grazie a voi. Anche dalla pallacanestro. Grazie a voi per averci seguito. Siamo andati un po' lunghi, ma l'occasione era doverosa. Ne valeva la pena. Ne valeva la pena. La Old Wild West è in finale di Coppa Italia di Serie A2. E domani si giocherà il trofeo contro Napoli. Buonanotte e buona Pasqua.